ovviamente velocemente, senza entrare nei dettagli tecnici, come mai Pisa? Ma Pisa ha il vantaggio che aveva ovviamente in parte forse di più appunto Vecchiano, di avere una localizzazione centrale sulla costa tirrenica, per noi importante come secondo polo potenziale dopo Firenze. Quindi quando abbiamo ricevuto la serie di proposte pervenuteci attraverso l'intervento del Presidente Rossi, la posizione di Pisa era quella che per noi garantiva una potenzialità di flusso di visitatori migliore, quindi il fatto che comunque la proposta che noi avessimo fatto all'amministrazione comunale di Vecchiano non andasse bene, è chiaro, è una delle possibilità che può succedere ogni volta che IKEA presenta un progetto sul territorio. Non è assolutamente corretto aspettare 6 anni per dare una risposta, questo è il punto. Quindi quello che noi abbiamo contestato e quello che ha creato un forte disappunto sia a livello nostro di IKEA Italia, ma poi a un certo punto è intervenuta la sede, è stato questa insicurezza, questa non certezza e questo allungamento dei tempi. Entro quando pensate di aprire? Mi scusi. No, fatta la nostra dichiarazione, a questo punto non ci stiamo più, devo dire si è attivato in maniera molto rapida l'intervento del Presidente della Regione e si è arrivati appunto alla scelta di Pisa, tenendo conto che poi tutto questo è avvenuto anche nel periodo estivo, quindi forse non ci fosse stata di mezzo anche la pausa estiva, magari si faceva anche prima, però diciamo siamo alla fine di settembre e quindi tenendo conto che il nostro comunicato è stato fatto alla fine di maggio, c'è stata sicuramente un'accelerazione di cui come abbiamo detto ringraziamo anche ancora il Presidente della Regione. Senta, entro quando pensate di aprire qui a Pisa? Ma guardi, noi abbiamo bisogno di 10-12 mesi, noi dal punto di vista pratico della costruzione, quindi questi 10-12 mesi vanno poi sommati al tempo che ci vuole per avere ovviamente in primis la licenza di costruire e poi quella commerciale.